Allora, con Bruno Gasperutti, come di consueto, a caldo il commento di questa gara della Triestina, quindi Triestina-Pordenone 1-1, pareggio della Triestina proprio al 95esimo su rigore con Arma. Diciamo, Bruno, la sconfitta sarebbe stata una beffa, anche perché si è visto poco da entrambe le parti, però la Triestina ha avuto qualche occasione veramente ghiotta per segnare in precedenza. Sì, è stata una brutta partita. Io personalmente delle ultime è stata la peggiore. Triestina ha fatto qualcosa in più e non meritava la sconfitta. Il Pordenone mi ha sinceramente deluso. Rossito ha detto che è stato contento della sua squadra, ma per me tra quelle che ho visto è una delle squadre peggiori. Perché giocano male, cioè come giocatori loro sono buoni, ma hanno giocato male. La Triestina ha giocato male anche lei, però qualche occasione, un po' per volontà, un po' per la grinta che ci ha messo fino alla fine, però la Triestina quelle quattro palle gol pulite le ha fatte, loro hanno fatto un tiro in porta. Ecco, tre partite in una settimana, quindi un piccolissimo turnover, anche mister Pincivalli ha detto che bisognava farlo, fuori Mensah, e ha giocato per la seconda volta di fila davanti titolare Pozzebon, si è dato molto da fare e ha avuto anche due veramente occasionissime, un palo e una traversa, quindi anche oggi è andato vicinissimo al gol. Sì, Pozzebon si è visto praticamente in quelle due occasioni, perché per il resto non è che abbia fatto tantissimo, si è visto nel primo tempo più in fase difensiva che offensiva. E nella ripresa, dopo il gol loro, che mi sembra sia avvenuto dopo 13-14 minuti, c'è stata una confusione enorme da parte della Triestina. Non abbiamo giocato per niente, abbiamo cominciato a buttare palloni in mezzo all'area, dove Arma spizzava quasi tutto, però nessuno prendeva la seconda palla. Cioè era la confusione più completa. Ecco, l'assenza di Coletti davanti alla difesa si è fatta un po' sentire, Okay. credo, e sul gol del Pordenone anche lì, insomma, la difesa non è stata impeccabile. No, no, molto male. Sul gol loro c'è stato un errore proprio di tutti e tre i difensori. Prima Lambrughi che ha fatto un passaggio corto in centrocampo e poi Codromas si è lasciato anticipare da Gerardi, il quale ha messo una palla dentro e il Butti non ha fatto la diagonale. Quindi proprio un errore loro, però l'azione era bella. Loro, l'unica cosa di buono che hanno fatto loro è stato il gol. Ecco, è arrivato un altro pareggio, veramente questa pareggita della Triestina continua, è chiaro che almeno quando non vinci le partite non devi perderle, Sì, una beffa. sarebbe stata una beffa, ma Sì. anche difficile che se il Pordenone scappasse via 3 punti in più, però insomma così facendo, se non si comincerà a vincere da qualche parte, i playoff si potranno centrare però magari da una posizione Posizione. poco invidiabile. Esatto, ormai quelle davanti abbiamo visto che sono già scappate, quindi sono già 5-6 squadre e sono scappate via. Le abbiamo a più di 3 punti di differenza, quindi è un po' difficile, comincia a essere difficile. Cioè, i pareggi sì, non perdi, però non fai. Cioè, forse è meglio perdere una e vincere una, no? Purtroppo oggi va bene così, a Sant'Arcangelo uguale, almeno abbiamo dimostrato carattere, insomma la squadra ha combattuto e Ecco, siamo bravi a raggiungere il pareggio almeno. come dicevi tu, Bruno, qualche tempo fa, fuori casa si gioca contro squadre, diciamo, modeste, in casa derby, Sono quindi difficili. Mestre, Bassano, ora, poi Vicenza, Vicenza, adesso il Pordenone Pordenone, quindi, e il prossimo è Padova. ecco, quindi veramente, gare difficili. Ma io avevo, quando ho visto il calendario, siccome sentivo tanti che dicevano, beh, adesso con questi nuovi acquisti vinciamo tutto, ma non vinciamo tutto. Cioè, questi qua sono derby, sono partite rognose, queste squadre qua vengono qui non dico rubarci i punti, ma vengono a combattere fino all'ultimo momento. E fuori casa ti trovi le squadre come Sant'Arcangelo, Fano, Farmana, domenica avremo il Teramo. Sono squadre che lottano, hanno l'acqua alla gola,
quindi è difficile andare a vincere su questi campi. Tante volte è meglio giocare con fare il derby in trasferta e avere queste case, queste partite in casa, perché queste squadre evidentemente se sono in quelle posizioni sono più deboli, quindi vengono qua, si difendono, magari può scapparsi anche la vittoria, no? Insomma, comunque è un campionato così, speriamo di raggiungere questi play-off nella miglior posizione possibile, ma è dura, è dura. Il prossimo abbiamo il Padova qua, e Padova se è primo vuol dire che sono forti.